Stupenda vittoria di Jannik Sinner che non interrompe questo bellissimo periodo che sta passando, insomma, praticamente ormai dal Roland Garros, da Roma, erano arrivati i principali risultati di Jannik e adesso arriva la sua terza semifinale a livello ATP, arriva contro un avversario che aveva proprio battuto un anno e 3 giorni fa, aveva proprio battuto Alex de Minaur in quella finale delle Next Gen ATP Finals, di acqua sotto i ponti da quel giorno, da quel 9 novembre 2020. Ve lo ricorderete ancora quel commento, insomma, quella finale che chiaramente comunque era meno attendibile di questa partita. Di acqua sotto i ponti ne è passata, ma appunto non è cambiata. Non è cambiato il vincitore, non è cambiato il padrone. Perché oggi ha vinto alla distanza, ha vinto di prepotenza, ha vinto di status, ha vinto di superiorità, ha vinto di ritmo, perché De Minaur per star dietro a Sinner ha dovuto sudare 7 camicie nei primi 2 set, nel terzo era completamente esangue, un avversario esangue, steso a terra, ormai completamente stremato, nonostante sia abituato e abbia una grande preparazione atletica, grande voglia sempre di combattere, davvero combattente spagnolo, lui che è naturalizzato spagnolo, De Minaur, eppure steso a terra dai cazzotti, dalle bordate, dal ritmo costante e mai piegato dal tempo, mai piegato dai 2 set di Jannik Sinner, che ha continuato a spingere incessantemente, seguendo la propria filosofia dall'inizio alla fine della partita, non cambiando mai niente, nonostante che nel primo set veramente De Minaur abbia fatto qualcosa di eccezionale, perché era sotto, nonostante ciò era risalito, aveva provato a dare un po' di filo da torcere anche al tennista italiano, era riuscito a breccare, poi Sinner era rientrato e poi aveva giocato un tiebreak di grande costanza, di grande continuità nel primo set. Intanto la differenza oggi praticamente non c'era, almeno nei primi 2 set, tra questi 2 giocatori che si equivalevano. Ed è giusto che si sia parlato anche di finale anticipata, perché abbiamo visto un livello di gioco veramente sostenuto nella partita di oggi. Abbiamo visto veramente un primo set giocato molto bene da entrambi. Nel tiebreak ha avuto maggiore freddezza anche il tennista australiano, che è riuscito soprattutto ad avere maggiore continuità nei colpi nel primo set, avere una grande difesa, far giocare sempre quel colpo in più a Sinner nel primo set, veramente per come si è presentato proprio Jannik alla partita, per come ha approcciato di fronte alla partita. Veramente De Minaur è sceso in campo molto molto determinato, che sapeva l'avversario che comunque si sarebbe ritrovato davanti, e ha giocato un tiebreak veramente di grande costanza. In generale nel primo set Di Minaur non ha avuto cali, infatti sempre solido nello scambio. Cioè, per fare punto a Di Minaur lo dovevi fare 2 o 3 volte, sembrava veramente un muro di gomma. Poi pian pianino, con il passare dei minuti, insomma, anche la tenuta fisica di Di Minaur si è incrinata. E Jannik ha chiuso veramente da campione il secondo set, perché l'ha chiuso veramente da grande giocatore, perché sembrava che l'inerzia della partita comunque gli stesse un po' sfuggendo di mano. Era sotto e poi anche un po' all'improvviso è arrivata quella palla break sul 3 pari, l'ha sfruttata, ha preso quel treno Jannik Sinner, è andato poi 5-3 annullando 3 palle del controbreak, ha riannullato altre palle del controbreak mentre serviva per il set, andando a chiudere il set per 6-4, e lì veramente ci sta il campione. De Minaur ha fatto passare una porticina, una finestrella, Sinner si è inserito, ha tolto tutte le certezze che aveva accumulato l'australiano fin lì, e a quel punto non c'è stata più partita. Jannik Sinner ha monopolizzato il terzo set, veramente straordinario per la continuità
con la quale ha spinto e con la costanza anche con la quale segue questo tipo di filosofia, Jannik Sinner, perché può essere una filosofia condivisibile, essere sempre propositivi nel punto, mai essere succubi, mai essere nelle mani dell'avversario, ma essere proprio sempre padroni del proprio destino, sia nel bene che nel male. E questo è fondamentale comunque. È alla base della filosofia Piatti, alla base della filosofia di Jannik Sinner. Può essere condivisibile, appunto, può essere non condivisibile, ma la cosa fondamentale è che la filosofia rimanga coerente per ogni tipo di partita, per ogni anche avversario, e Jannik dimostra comunque di poter piegare anche avversari del genere con questa filosofia, come ha piegato Simone. E speriamo che domani pieghi Mannarino, perché sarebbe veramente un attestato di grande maturità, perché domani penso sia il giocatore Mannarino che lo può mettere un po' più in difficoltà in generale in tutto il torneo, per il semplice fatto che il francese è un avversario molto continuo, che ti fa giocare male, che non ti gioca mai una palla uguale all'altra, non ti dà ritmo, ti toglie qualsiasi certezza. È veramente un avversario complesso da affrontare. Di conseguenza, insomma, vedremo un po' come andrà a finire, ma chiaramente una partita molto molto ostica. Riuscisse a superare anche il test di domani, sarebbe veramente un attestato di crescita. Non indifferente, sarebbe un attestato di crescita assolutamente lampante, e sarebbe un ulteriore segnale che un'evoluzione c'è stata, perché già questa settimana aver vinto in questo modo con Fuchs, aver vinto in questo modo con Nysler, che non era scontato, perché sono quelle le partite che Sinner deve imparare a vincere senza tanti patemi, cosa che non riusciva con tutta questa semplicità fino a poco tempo fa. E invece questo finale del 2020 sta veramente dando delle garanzie, dei segnali ormai inequivocabili per Jannik. E quindi continuiamo così, andiamo avanti per questa strada, perché la strada intrapresa è quella giusta e possiamo veramente fare grandi cose in questo torneo. Speriamo anche di sfatare questo tabù semifinale, due semifinali ATP entrambe perse, contro Alexander Zverev e contro Stan Wawrinka, ad Anversa l'anno scorso, quest'anno a Colonia. Adesso testa a questa semifinale a Sofia, sperando in una grande vittoria. E spera in una grande vittoria anche Salvatore Caruso stasera contro Richard Gasquet, una partita molto affascinante che Sabo si è guadagnato grazie alla bellissima vittoria di ieri contro Giri Assim, una prestazione fatta di grande continuità, perché appena anche un avversario superiore gli lascia uno spiraglio, questo spiraglio lo spalanca Salvatore Caruso, ci si infiltra e porta a sé la partita, ed è quello che ha fatto ieri contro Giulia Assim. Quindi speriamo che anche oggi si ripeta in una grande performance e ci faccia ulteriormente sognare anche contro l'estruso francese Richard Gasquet. Fatemi sapere invece voi nei commenti che cosa ne pensate. Una valanga di mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E a questo punto, arrivederci ragazzi, ci vediamo al prossimo video con un tennis italiano che anche questa settimana ci fa entusiasmare.